contestualizziamoci, cioè quando siamo? Siamo nel 1950, grosso modo, esattamente la macchina ha fatto partire la propria produzione nel 53, le ferrovie hanno iniziato la produzione nel 53 per pensionarla poi tra il 2008 e il 2010, grosso modo, quindi una macchina che ha svolto una onoratissima carriera. È la prima macchina, o comunque una delle prime macchine in ferrovia che monta 12 motori rispetto alle colleghe 636 e 626 che ne montano 6. Logicamente 12 motori mi consentono di divertirmi di più dal punto di vista della regolazione. È un sistema sì che mi consente di divertirmi, consente un divertimento molto ampio, però anche un sistema molto complesso. È il gradino prima del 656, passano circa 15-20 anni prima che parliamo di 656. La regolazione è del tutto tradizionale, partiamo dagli anni 30 agli anni 70, la regolazione rispetta la stessa logica, se non ogni volta con migliorie diverse o magari neanche migliorie, proprio fattori diversi. 4.300 kW la potenza, 140 km/h la velocità massima, 110 tonnellate la massa, il peso della locomotiva. La regolazione della tensione e della corrente avveniva combinando i motori, cioè collegandoli dapprima a cascata su un unico ramo, dopodiché passavo allo stadio successivo, due rami composti da sei motori, tre rami composti da quattro e quattro rami composti da tre. Questa era la regolazione per quanto riguarda la parte della tensione. La corrente invece veniva regolata ponendo, se non sto parlando con diciamo così, conoscitori elettrici, ponendo il cosiddetto termine tecnico reostato, cioè semplicemente un pacco metallico che impediva alla corrente di fluire in un modo troppo veloce. Di conseguenza io con il mio maniglione andavo a comandare, perché qua parliamo di 24 volte circuito di comando degli elementi a 3000 posti qua dietro, andavo a comandare l'esclusione di questo pacco di metalli, consentendo alla corrente di fluire in modo sempre maggiore verso i motori. Logicamente una corrente maggiore vuol dire un motore che mi gira di più. Ovviamente ciò doveva essere fatto in un determinato modo da rispondere ai requisiti delle combinazioni dette prima. Quando terminavo, perdonate, marcia avanti e marcia indietro, altrimenti la leva non si svincola. Quando terminavo l'esclusione di questo reostato e arrivavo nella posizione di pieno campo della mia combinazione, in questo momento la serie, passavo alla combinazione successiva, cioè chiedevo alla macchina di realizzare la combinazione, cioè di realizzare in questo momento il doppio ramo, quindi due rami da sei motori. Nuovamente reincludevo il pacco metallico, come ho detto prima, e lo escludevo dosando la corrente. Cosa analoga succedeva per il parallelo e per il superparallelo, portando la macchina ad una velocità massima di 140 km/h. Ma come freno una macchina che...